Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi, outfit da tryhard con i pantaloni a scacchi. Quindi se volete farlo con questi pantaloni, solo per next gen ragazzi. Se invece volete lasciarci un paio di jokers sotto, oppure un paio di pantaloni eleganti bianchi, lo fate, però con quei pantaloni e non con quelli a scacchi ragazzi. Quindi possiamo iniziare con il glitch, ma prima mi voglio invitare ragazzi a vedere l'esplorazione, un nuovo format, un video alla settimana porterò finché ci saranno posti da visitare nei dintorni ragazzi. Quindi possiamo iniziare con il glitch. Ci dirigiamo ragazzi dalla parte bassa degli outfit, quindi dai pantaloni, andiamo su cargo e ci mettiamo questi qua a scacchi ragazzi. Sono i primi della lista se l'avete sbloccati, lascerò il video in descrizione. Quindi ragazzi, decidete voi cosa metterci. A me sinceramente i stivali, questi qua impermeabili, non è che mi facciano impazzire più di tanto. Infatti sono andato su proprio stivali raga e li cambierò, metterò questi qua che adesso vi faccio vedere. Taglia legna neri numero 15, effettivamente sono molto più carini, ci stanno veramente meglio. Quindi adesso andiamo dalla parte alta ragazzi. E qua sono stato un pochettino a scegliere. Alla fine ho deciso di usare ragazzi sempre il dolce vita nero. Quindi andate su maglie e una volta che siete su maglie andate a cercare il dolce vita nero ragazzi. Secondo me è uno dei maglioncini più carini per fare completi da tryhard. Quindi una volta che ce lo siamo selezionati, cosa dobbiamo andare a fare? Ci andiamo a tocchignare i guantini ragazzi, ci mettiamo la collana. Quindi andiamo dagli accessori e una volta che siamo dagli accessori andiamo su guanti e ci andiamo a cercare i guanti raga di cotone bianchi, che sono veramente i migliori su questo outfit raga, perché se li mettiamo neri, tutto nero poi non è bello. Quindi a questo punto, una volta messi i guanti, io vi consiglio di andarvi poi a mettere raga questa collana, perché ci sta veramente bene quella bianca. Ora ve la faccio vedere, ma ricordatevi di metterla di nuovo alla fine raga, perché poi nel merge si toglierà. Quindi a questo punto possiamo andarci a salvare l'outfit. E una volta che ci siamo salvati l'outfit, così siamo sicuri che ce l'abbiamo e non lo perdiamo raga, ci andiamo a indossare il giubbotto mimetico pesca, oppure il giubbotto protettivo pesca normale. Dove lo troviamo? Lo troviamo nella parte alta degli outfit. Quindi andiamo su giubbotti da lavoro e andiamo a cercarci il protettivo pesca. Una volta ci siamo trovati il protettivo pesca, ce lo indossiamo raga e salviamo l'outfit. Una volta salvato l'outfit, semplicemente torniamo al bancone raga. E una volta che siamo al bancone, cosa dobbiamo fare? Dovremmo andarci a cercare completi tute. Completi tute, ci mettiamo quello da scienziato pazzo. Non state a scegliere il colore raga, perché a noi ci servirà solo la maschera di questo outfit. Quindi lo selezionate e una volta che lo selezionate raga vi dirigete in un qualsiasi cannocchiale. Io andrò a quello in spiaggia raga. Quindi a questo punto corro verso il cannocchiale, schiaccio freccia destra, tengo premuto il touchpad, menu interazioni se giocate da Xbox. A questo punto andate sullo stile e vi selezionate raga il completo che stiamo facendo. Vi allontanate e in questa maniera mergeremo la maschera del completo dello scienziato pazzo su questo outfit. A questo punto dovremmo andarcelo a salvare. Dove andiamo a salvarlo? Andiamo direttamente da Ammunition ragazzi. Quindi una volta da Ammunition andiamo in questo punto raga e ci salviamo l'outfit nel primo slot. È fondamentale che a questo punto l'outfit sia nel primo slot ragazzi. Adesso una volta fatto ciò dovremo andare ad avviare il lavoro da titano ragazzi. E l'ho avviato normalmente senza tante cose, quindi non vi farò vedere la parte della lobby perché dovete solo avviare l'attività. Quindi una volta dentro il lavoro da titano ragazzi, come potete vedere non avrete più il giubbotto addosso. Cosa dobbiamo fare? Andiamo a salvare l'outfit sempre nel primo slot ragazzi. Una volta che ci siamo salvati l'outfit, apriamo il telefono e quittiamo l'attività facendo AXA ragazzi, o X quadrato X se giocate da play.
Una volta che abbiamo quittato l'attività e siamo spawnati in free mode, raga, ci dirigiamo all'interno di Amunation. Una volta che siamo all'interno di Amunation, andiamo qui a destra, andiamo dove ci sono le maglie, raga, e ci andiamo a cercare Gilet. Quindi andate verso l'alto, che è uno degli ultimi, andate su Gilet e decidete che colore mettere, ragazzi. Allora, io metterò quello nero, raga. E una volta selezionato quello nero, siccome io voglio che la stracciatura delle maniche vada fino al polso, cosa faccio? Clicco una volta B o cerchio e vado su camicia del gilet. A questo punto mi vado a indossare la camicia del gilet con la maglia, con la manica, scusate, lunga. A questo punto, una volta fatto ciò, seleziono la camicia ed esco dal menu. Adesso dovremo fare una cosa, ragazzi: avviare l'attività merge. Quindi online, attività, avvia attività, preferite, ragazzi, e andiamo su missioni, link in descrizione sia per Play che per Xbox. Una volta dentro l'attività, dentro la prima lobby, è fondamentale, raga, che qua mettete completi salvati. Se non mettete completi salvati, spawnerete nell'attività con i completi del gioco e quindi non potete fare nessun merge. A questo punto, una volta che siete dentro la lobby e avete messo completi salvati, ragazzi, e avete fatto entrare un vostro amico o un random, se vi è andata bene, dentro l'attività, perché bisogna essere per forza in due, possiamo andare ad avviare l'attività. Una volta arrivati in questa schermata, se avete messo l'outfit nel primo posto, raga, dovete per forza switchare a destra una volta. Se avete messo l'outfit nell'ultimo posto, raga, dovete switchare a sinistra una volta. Selezionate l'outfit e avviate l'attività. Una volta che spawnerete dentro l'attività, raga, dovete semplicemente quittarla aprendo il telefono, facendo AXA o X quadrato X, raga. A questo punto, una volta spawnati in free mode, dovremo recarci da un veicolo del civile o nostro, comunque sia, basta che è una macchina. Quindi, raga, una volta trovata, diventate membri o del CEO o dell'MC, mi raccomando, salite sul veicolo e andrete a mettere e poi levare lo stile dell'MC o del CEO. Quindi mettete e togliete, scendete dal veicolo e sbadabam, guardate che bomba, raga, con questi pantaloni, il dolce vita e le maniche in questa maniera ci stanno veramente, veramente bene. Quindi non ci resta altro che andarci a salvare l'outfit. Quindi, raga, a questo punto cosa andremo a fare? Vi andrete a salvare l'outfit, poi andrete dal paracadute, raga, e vi andate a cercare quello nero. Una volta messo quello nero, ve lo indossate dallo stile, andate sul paracadute e mettete sì. Come potete vedere, raga, già col paracadute è una bomba. A questo punto io mi andrò a mettere, raga, da sci regolabile nera questa maschera, che la trovate dal negozio di maschere categoria sci. È veramente bella, ci sta da Dio con questo outfit. Adesso me lo risalvo, raga, con il paracadute e la maschera. Cosa andiamo a fare? Ci catapultiamo, raga, dal canonocchiale e andremo a mergiarci gli occhiali e il casco. Raga, potete farlo sia con il casco antiproiettile sia con quello con i quattro visori. Scegliete voi, io ve lo faccio vedere in tutti e due i modi, così decidete voi quale vi piace e quale fare. Quindi, una volta, come al solito, arrivati dal cannocchiale, cosa facciamo, raga? Corriamo dal cannocchiale, schiacciamo freccia destra, ci bugghiamo, raga, tenendo aperto menu interazione o touchpad, andiamo su stile e a questo punto andiamo a indossare il casco, raga. Una volta che avete scelto il casco da mettere, io adesso ve lo farò vedere con quello coi visori, ci allontaniamo e a questo punto si immergerà il casco con la maschera. Adesso rifacciamo questo step, ci ribaghiamo al cannocchiale e andremo ad aggiungere gli occhiali, che a me, raga, mi piacciono un sacco questi trasparenti, vi li consiglio perché con questa maschera ci stanno bene. In realtà io li sto mettendo in tutti gli outfit, raga, perché mi piacciono davvero tanto. A questo punto ci allontaniamo e sbadabam, raga, guardate che bomba che è questo outfit, veramente veramente bello. Adesso ve lo faccio vedere anche col caschetto antiproiettile, così decidete voi come farlo. Così, ragazzi, è come si presenta invece col caschetto antiproiettile. Devo essere sincero, non so qual è più bello, mi sa che terrò questo con il caschetto antiproiettile, raga.
Quindi a questo punto salvate l'outfit e lasciate un like se vi è piaciuto il video, supportate il canale, iscrivetevi su Twitch, su Instagram, dove posto la mia vita privata, raga. E alla prossima. Sbadabam.